Bentrovati agli amici e alle amiche di Domenica Italiana dalla redazione di World News 24. Nella settimana che si sta per concludere, ovviamente l'argomento principale è l'elezione del Presidente della Repubblica che ancora non è avvenuta mentre andiamo in onda e sicuramente il verdetto arriverà e ve lo racconteremo nel corso della versione radiofonica di Domenica Italiana. Ma noi vogliamo ricordare anche facendo un po' di statistica come si è giunti alla elezione di un presidente della Repubblica Italiana. Abbiamo alcune statistiche che possiamo vedere tramite la nostra grafica. Per quanto riguarda il capo dello Stato, va anche detto che il numero maggiore di scrutini per avere un capo dello Stato italiano avvenne esattamente nel 1971 quando fu eletto Giovanni Leone. Ce ne vollero ben 23 scrutini con 518 voti su 996. Invece Saragat nel 64 ottenne 21 scrutini, 646 su 927. Per arrivare in pratica ai giorni nostri, va ricordato che coloro che hanno ottenuto più voti e quindi aver avuto la possibilità di essere eletti presidenti della Repubblica fu Giorgio Napolitano nel 2013, ebbe 738 voti e venne eletto dopo 6 scrutini. Invece l'attuale capo dello Stato, Sergio Mattarella, ottenne 665 voti e venne eletto al quarto scrutinio. Questo per dire in maniera chiara ed univoca come andranno le cose per quanto concerne l'elezione del nuovo capo dello Stato, ossia il successore di Mattarella. E ora ci occupiamo di calcio perché la quarta giornata di ritorno della Serie A ha visto la fuga dell'Inter, che mantiene comunque i 5 punti di distacco nei confronti della diretta inseguitrici. Il Milan frena mentre risalgono le quotazioni del Napoli. L'Inter rimane solitaria in vetta alla classifica. I nerazzurri di Simone Inzaghi battono il Venezia con il punteggio di 2-1 e di ciò non ne approfitta il Milan, costretto al pareggio interno a San Siro 0-0 contro la Juventus. E viene agevolato il Napoli. Gli azzurri di Luciano Spalletti vincono il derby contro la Salernitana, rimasta in bilico questo match a causa dell'emergenza pandemica, con il punteggio di 4-1. In chiave salvezza, importante successo dello Spezia sulla Sampdoria per 1-0, mentre Bari con gol a testa 1-1 in Cagliari Fiorentina e Torino Sassuolo, mentre prosegue la marcia europea del Verona 2-1 al Bologna e della Lazio che costringe al pareggio l'Atalanta 0-0. Come 0-0 finisce anche la sfida di Marassi Genoa Udinese. Mimmo Siena, Sport 24 Live. E queste sono le storie che vi abbiamo raccontato questa settimana. Vi diamo appuntamento tra 7 giorni per dirvi come è andata l'elezione del nuovo capo dello Stato. Restituiamo la linea a Pasquale Pauletta per Domenica Italiana, Mimmo Siena, World News 24.